Una vera e propria tragedia sfiorata questo pomeriggio attorno alle 17.30 a Canosa, crollato il solaio di un'abitazione in via Milano, in zona Castello, nella parte più antica della città. Salvati un uomo canosino di 75 anni ed una donna sessantenne di origini rumene, mentre un vigile del fuoco è stato ferito dal crollo di parte di un soffitto nel tentativo di raggiungere i due. Per tutti e tre, condizioni buone e trasferimento precauzionale in pronto soccorso al bonomo di Andrea. All'interno dell'abitazione al momento del crollo c'era solo la coppia rimaste intrappolate d'un un cane i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare una grata in ferro per raggiungere le due persone miracolosamente illese anche se in stato di shock e l'animale tutti messi comunque in salvo all'opera anche i tecnici del comune dei vigili del fuoco per verificare lo stato dell'abitazione parzialmente crollate delle case vicine quasi tutte disabitate giunto sul posto anche il sindaco Vito Malcangio il prefetto sana riflesso oltre al questore Roberto Pellicone